Riccardo, tu sei un attore istintivo, me l'hai raccontato tante volte durante le interviste, mi piacerebbe sapere se sei anche un produttore istintivo, un produttore di pancia, ovviamente quando si tratta di finanziare un film, curarne anche gli aspetti un po' più logistici, immagino, insomma, ci voglia un atteggiamento diverso oppure no? Nella mia idea di produttore non è molto diversa, cioè la dinamica è simile, è chiaro che il lavoro di produttore ma anche quello dell'attore necessita, cioè gli attori per essere liberi le regole le devono conoscere molto bene. È lo stesso per un produttore, cioè i conti devono tornare, non puoi essere completamente sconclusionato. Gli attori per essere liberi in scena hanno mille ostacoli, no? Le battute stesse in realtà sono un ostacolo, perché quello che facciamo cerchiamo di trasferire un'energia. E questo per fruire questa energia ha bisogno che quegli ostacoli non siano un problema, no? Ma anzi, al contrario, diventino un'opportunità. Anche da produttore devo dirti che, ahimè, sono abbastanza spericolato. E questo è il mio karma, però. Del resto Non potrei fare diversamente, cioè il cinema con la C maiuscola non si può fare, secondo me, comodi. Ma tutte le cose belle hanno bisogno di sacrificio, impegno e del superamento di una difficoltà. Per cui da produttore mi piace ficcarmi in situazioni complicate. Benedetta, questa è stata sicuramente un'occasione importante per te, bella come attrice. Mi farebbe piacere che mi raccontassi che cosa hai imparato da un regista come Giuseppe, e da un attore come Riccardo, da quel tipo di situazioni in cui giravate, zona rossa, lockdown, tutti uniti, tutti vicini, tutti solidali, ecco, che ti porti dietro, ecco, alla fine. Beh, c'è da dire che appunto è stato un confronto difficile per me, perché da una parte, insomma, forse non mi sentivo proprio all'altezza anche di questo personaggio, di restituirle anche quella complessità e quella tridimensionalità che poi aumenta di difficoltà rispetto al fatto che il linguaggio non è minimamente quello a cui siamo abituati oggi e che conosco. Quindi in questo senso mi sono proprio affidata a loro, ho avuto un compagno, diciamo, di scena a dir poco fondamentale, e con una sensibilità emotiva alla quale ho cercato di intonarmi il più possibile. Studiandolo, insomma, un po' con grande ammirazione, devo dire. E Giuseppe è stato una guida, proprio un faro. Mi sono abbandonata finalmente, devo dire, a un regista che sapevo che mi guardava con un occhio più che attento e più che sensibile. E quindi questo, diciamo, per un'attrice, per un attore, significa essere nella condizione di massima libertà espressiva, e quindi, insomma, sono veramente grata a entrambi, ma anche a tutti i nostri colleghi che hanno fatto uno splendido lavoro, la troupe, a tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto, devo dire, con grande impegno e grande passione. Mm-hmm. E non è scontato, perché non tutti i film hanno questa caratteristica, ecco, quindi sono felicissima. Mm-hmm. Un'ultima domanda, questo film mi ha ricordato, non lo possiamo dire al pubblico perché sennò roviniamo tutto, Casablanca. Eh sì, ecco, vabbè, riferimento. Nel senso che c'è comunque una storia d'amore, ed è molto bello che ci siano storie d'amore nei film. Quindi, ecco, vorrei avere così una vostra opinione su questo. E non trovate che sia veramente, veramente, veramente difficile raccontare l'amore al cinema? Sì, lo è. È molto difficile, ma spesso però c'è anche un po' un pregiudizio nei confronti delle storie d'amore da parte, così, della parte editoriale,
della parte creativa, quindi dei produttori, dei registi, degli attori, si tende, e almeno questa è stata una tendenza in questi ultimi 20-30 anni, a considerare i film d'amore, i mélo come questo, quasi come se fossero dei film così facili, secondari. In realtà non è così. Le storie d'amore, raccontare l'amore al cinema è la cosa più difficile che c'è, è anche la più importante, è anche forse la cosa che di fatto poi ha reso il cinema così speciale. I film che ci ricordiamo, i film che abbiamo amato, sono penso tutte storie d'amore. Ma sono sempre, cioè l'amore è l'elemento nella nostra vita e quindi inevitabilmente al cinema la cosa più importante che c'è. Non voglio sembrare un po' sdolcinato così, l'amore nel senso più alto del termine, esatto, però l'amore nel senso più alto del termine, giustamente come dice Benedetta, questa è una cosa fondamentale e c'è bisogno, come dici, c'è un bisogno importantissimo in questo momento di ritornare a mettere in scena delle dinamiche umane, però con uno sguardo indulgente, così come facevano i nostri grandi Risi, Scola, Fellini. Cioè avevano proprio questa capacità di mettere in scena dei personaggi che anche pieni di difetti, pieni di problemi, però ecco, venivano perdonati dal regista che li metteva in scena. Questa è una cosa fondamentale, che va. Il cinema ha questo grande potere e soprattutto il cinema italiano lo ha fatto storicamente e deve riprendere a farlo.